Bene, amici di telefono.net, in molti mi avete chiesto: ma che telefono acquistare? iPhone 5 o HTC One? Beh, qua lo dico e qua non lo nego, ma lo ripeto, dipende molto dalle vostre esigenze e da che sistema operativo preferite, perché fondamentalmente dipende da questo. Ma andiamo ad analizzare due telefoni un po' del momento, entrambi fatti in alluminio, entrambi costruiti benissimo. La costruzione, diciamo che è simile, anche la lavorazione dell'alluminio qui sui bordi è simile per iPhone e per HTC One, entrambi abbastanza maneggevoli. Sicuramente a maneggevolezza vince iPhone, perché ha un display da 4 pollici contro i 4,7 di HTC One. La differenza ovviamente si vede, guardate che area visualizzabile maggiore su HTC One rispetto ad iPhone, ma la sensazione, la piacevolezza di tenerli in mano è veramente pari. Sono due bellissimi telefoni. Vi faccio vedere un po' tutte le facce dei due telefoni, forse è meglio che metta iPhone davanti che è a favore di luce. Accendiamo i due display, sblocchiamo iPhone, inizio a parlare di batteria. Allora, sicuramente i 1000 mAh sono per HTC One e anche l'autonomia è per HTC One. Con il mio uso intenso con HTC One arrivo a dopo cena, con iPhone purtroppo arrivo a al pomeriggio, ma qua dipende molto appunto da come usate i telefoni. Non starò a dilungarmi sulle specifiche caratteristiche tecniche, potete vedere le recensioni dei due telefoni, ma vi farò vedere le differenze. Allora, differenza fondamentale: l'interfaccia. iPhone è sempre lo stesso ormai da quando è stato presentato, con tutte le sue icone che si possono organizzare semplicemente e solamente per cartelle, non si può fare nient'altro. HTC con la sua Sense 5 introduce Blink Feed, che è questa schermata che si può usare ma si può anche non utilizzare, che può comprendere una serie di argomenti e servizi, per ora un po' limitati, ma poi nel tempo in teoria dovrebbero aumentare sempre di più. Qua sono tutte le categorie e servizi tra i quali si può scegliere. Ovviamente sappiamo che Android ha delle notifiche fatte in una maniera che è leggermente diversa su iOS, ma tendenzialmente il concetto è lo stesso. Ma andiamo a vedere nel dettaglio del funzionamento. Allora, partiamo dal display, e per fare questo vado sul mio account di Dropbox, così da recuperare le stesse immagini a destra e a sinistra. Ho settato la luminosità di entrambi i display al massimo, quindi sono entrambi settati al top. Qua guardiamo una immagine a colori, display full HD e con una definizione, quindi un PPI maggiore su One rispetto ad iPhone. Ecco, questa qua è una comparazione tra bianchi. Mettiamo i telefoni in verticale, la luminosità è leggermente superiore su One. Non so se la telecamera riesce a far filtrare questa cosa. Io ho qua davanti ai miei occhi i due telefoni e vi posso dire che è leggermente più bianco il One di iPhone, però devo dire che questa maggior luminosità si ripercuote un po' sul contrasto. I neri di iPhone sono leggermente più neri rispetto a quelli che ci sono su One. Qua blu, qua una palette di colori per farvi vedere che comunque entrambi i display, che hanno la stessa tecnologia TFT IPS, sono ottimi da questo punto di vista. Guardiamo quest'altra immagine, colori veramente molto simili, definizione molto buona su entrambi i display, i verdi. Ecco, anche questa immagine vi può far rendere conto di come si vedono entrambi molto molto bene. La definizione però di One è superiore. Allora, devo dire la verità, a occhio nudo questa differenza non si percepisce, e si percepiscono due display veramente molto ben definiti, però si percepisce, ecco, in questa immagine. Probabilmente la telecamera non riesce a cogliere il particolare, ma questa immagine che porta delle righettine molto molto vicine mi fa percepire che
il display del One è leggermente più definito, perché vedo meglio la differenziazione tra le varie righettine che su iPhone 5 risultano un pochino più impastate. Questa è una immagine di test per vedere la differenza tra neri e bianchi, quindi il contrasto, e qua un'altra immagine per vedere le palette colori. Devo dire, veramente due display eccezionali. Vediamo se riusciamo a far partire in contemporanea questo video. Deve parare lo streaming Dropbox, in questo caso siamo sotto wifi, mettiamo in pausa su iPhone, torniamo indietro. Entrambi i telefoni leggono bene, molto bene i filmati. Per iPhone lo sappiamo, dobbiamo passare per iTunes su alcuni formati per convertirli e vederli, mentre su HTC non c'è bisogno di questo perché digerisce praticamente tutto. Torniamo indietro. Vediamo se adesso con una mano riesco a far partire entrambi i filmati contemporaneamente. Lo facciamo così, facciamo partire questo. Quando arriva a 2 secondi faccio partire anche questo. Ok. Allora, abbasso prima iPhone. Quindi adesso state sentendo l'audio di One, che metto al massimo. Adesso abbasso l'audio di One. Facciamo da qua. E alzo l'audio di iPhone. Poi per un giudizio sull'audio direi che posso andare su entrambi i telefoni nella parte musicale. Sul video ci siamo, ovvero da tutte le parti si vedono molto molto bene i filmati. Andiamo di qua nella musica, anche di qua nella musica, ho già pronto qua Bublé che faccio partire da entrambe le parti, ok? Abbasso One, già state sentendo iPhone al volume massimo. Proviamo a fare il contrario. Scusate. Adesso sentite One. Allora, devo dire che è la prima volta che un telefono mi stupisce per la qualità dell'audio. One, non so se avete sentito, ma è molto più pieno, ha dei bassi che non sono ovviamente due subwoofer, ma comunque dei bassi più corposi, ovviamente altoparlante stereo, mentre l'altoparlante è mono per iPhone ed è qua sotto. Anche con le cuffie auricolari, grazie anche all'equalizzazione Beats, One vince di pochissimo, perché anche su iPhone si sente molto molto bene la musica, ma devo dire che questo One ha un audio veramente molto molto buono. Se parliamo di fotocamera, beh, qua c'è da fare ci sarebbe da parlare molto, e soprattutto dovrebbero parlare gli esperti di fotografia. Io non lo sono, vi posso dire così a naso che le foto di iPhone 5 risultano leggermente migliori rispetto a quelle di One quando c'è parecchia luce. Quando dobbiamo alzare gli ISO, One con la sua camera ultra pixel migliora la qualità, quindi in foto con poca luce. Per quanto riguarda le opzioni, vabbè, qua sicuramente One surclassa iPhone, perché oltre alla possibilità di avere molte più funzionalità e opzioni di scatto, praticamente su iPhone possiamo solo fare l'HDR, mettere la griglia nel display e fare la foto panoramica, non possiamo fare altro, mentre su HTC possiamo, abbiamo visto, modificare molti parametri. Su HTC abbiamo questa funzione Zoe che secondo me è veramente rivoluzionaria. Strano che non ci abbia pensato Apple, perché per creare contenuti è eccezionale. Scattiamo una foto, la foto scatta anche un breve filmato e automaticamente, volendo dalla galleria, HTC One può creare un filmato veramente molto molto simpatico da condividere con gli amici. Passiamo alla navigazione web, anzi andiamo nella home, perché avevo messo qua telefono.net da entrambe le parti. Siamo sotto lo stesso wifi, quindi la connettività dati è la stessa. Purtroppo avevo già telefono.net su iPhone, quindi per fare una cosa alla pari direi di chiudere un po' di finestre da entrambe le parti, lasciamo libero da questa parte, da qua stoppiamo telefonino e chiudiamo la finestra. Ok, si è aperto Google, home, apriamo. Allora,
caricato prima iPhone, ma bisogna anche dire che telefono.net ha qualche problema con i dispositivi iOS di caricamento, ci mette sempre un po' di più, probabilmente colpa della pubblicità. Per quanto riguarda la fluidità di navigazione, il pinch to zoom e la velocità di rendering in generale, direi che siamo pari, se non un filo superiore, su HTC One. HTC One che vince per funzionalità, perché oltre ad avere la possibilità di visualizzare la vista desktop, cosa che su iPhone non c'è, bisogna scaricare browser alternativi, ha la possibilità di attivare il flash player. Andiamo per esempio sul Corriere della Sera. Ok, lì ce l'ho già tra gli ultimi letti. Di qua ci andiamo. Anzi, no, ragazzi, Corriere della Sera non va in desktop. Andiamo su Repubblica. Repubblica di qua. Repubblica di là. Ok. Di qua mi si caricherà già in desktop perché l'avevo selezionato, mentre di qua andiamo sulla versione classica. Ok, ci siamo. Guardate come la fluidità è buona da entrambi le parti, ma guardate come è veloce la reimpaginazione del testo su HTC One, cosa che non abbiamo per esempio su iPhone. Su iPhone dobbiamo invece aspettare e andare a giocare con lo zoom o col doppio tap. Quindi da questo punto di vista vince HTC One. Ovviamente su HTC One abbiamo la possibilità di leggere più pagina rispetto ad iPhone, proprio perché la dimensione del display è maggiore, però come browser direi che do la vittoria a HTC One. Mi è arrivata una mail nel frattempo, entriamo quindi nella posta. Client di posta buoni da entrambe le parti. Entriamo in questa mail che ci è appena arrivata. Guardate la fluidità come buona su entrambi i client. Piccolo problema del client di HTC, ma c'è veramente in tutti i client di Android, il fatto che il pinch out non è totale. Vedete come io per vedere tutta la mail devo spostarmi destra e sinistra, cosa che invece su iPhone non si deve fare, ma si riesce a vedere la mail tranquillamente tutta nella stessa pagina. Proviamo a scrivere una nuova mail giusto per capire la differenza tra le tastiere. Provo prima a scrivere velocemente su One e poi su iPhone. Con un dito non è proprio semplicissimo. E vediamo di qua. Ok. Allora, io sinceramente mi sono trovato meglio come tastiera su HTC One, perché ha le funzioni in numeri e ha alcuni simboli in seconda funzione, cosa che iPhone non ha. Ovviamente HTC One ha le funzioni di inserimento vocale più estese rispetto ad iPhone, ma comunque funzionano bene da entrambe le parti. Vantaggio di HTC: il fatto di poter cambiare tastiera a proprio piacimento, si può usare anche la swipe, cosa che non è possibile fare con iPhone. Siri versus Google Now, vabbè, sono funzioni che praticamente usano veramente in pochi, le ritengo abbastanza inutili. Comunque Siri leggermente avvantaggiato, perché in Italia funziona con qualche punto di scarto in più rispetto a Google Now, che non è ancora implementato al 100%. Per quanto riguarda lo store, beh, ormai direi che i due store si equivalgono, le applicazioni, anche quelle strane, speciali, si trovano anche sullo store, sul Google Store di Android. Sull'App Store sappiamo che le applicazioni sono fatte bene, benissimo, ma ormai col fatto che sono quasi più Android rispetto a iOS i telefoni venduti nel mondo, anzi sono più Android che iOS i telefoni venduti nel mondo, le applicazioni escono quasi prima per Android, quindi c'è stato un po' un ribaltamento della situazione rispetto a qualche tempo fa. Per un utilizzo al volo e un utilizzo business, direi che io continuo a preferire Android, perché ha una possibilità di condivisione rapida di programmi un pochino più evoluti per quanto riguarda la condivisione di file, piuttosto che la visualizzazione in remoto di file, la gestione di file rispetto ad iOS, ma iOS comunque rimane un ottimo sistema operativo. Ecco, ha un po' stufato, perché è sempre se stesso, non ci sono i widget, non c'è la possibilità di personalizzare profondamente il telefono se non facendo jailbreak, cosa che invece con Android è assicurata. Per quanto riguarda
la qualità delle chiamate, beh, qua direi che la qualità è molto buona su entrambi i telefoni. Su entrambi i telefoni si sente molto molto bene. A me piace molto la qualità telefonica di iPhone, ma questo One gli si affianca, non lo supera, ma assolutamente gli si affianca. Quindi, quale comprare? Beh, qua siamo a 699 euro contro 729, prezzo ovviamente italiano, poi col tempo sicuramente One scenderà, iPhone no, sappiamo che la politica dei prezzi di Apple è quella, quindi scegliete il sistema operativo che più vi piace, tenendo in considerazione che One è più aperto, è un ottimo prodotto, funziona bene in ogni settore, iOS è più semplice da utilizzare, al primo impatto più facile, più intuitivo, ma se vogliamo funzioni evolute sicuramente One è da preferire. Per telefono.net, Andrea Galeazzi.